del parere della relatrice e del relatore di minoranza e del governo sul 15.600 delle commissioni. Favorevole. Immaginavo. Onorevole Contrario. Alasi. Governo? Favorevole. Grazie. Allora siamo al 15.600 delle commissioni. Se nessuno chiede di intervenire con il parere favorevole del relatore di maggioranza e del governo, contrario del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Tacconi. Casellato. Ci siamo? Iannuzzi. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 420 votanti, 415 astenuti, 5 maggioranza, 208 fuori, 322 contrari, 93. La Camera approva. Sono preclusi il 15.405 e il 15.406 dell'onorevole Villarosa, mentre non è precluso, lo mettiamo in votazione se nessuno chiede di parlare, il 15.407 Villarosa. Parere, pagina 37 del fascicolo, onorevole Villarosa. 15.407. Intende intervenire? Prego. Sì, Presidente, come mai preclusi? Mi scusi, ho avuto un attimo di. Perché l'emendamento Taranto che è stato approvato interviene sulla parte conseguenziale della lettera A. E quindi questi Però incidono sulla lettera A. l'emendamento Taranto, se non sbaglio, introduce anche la COVIP nel tavolo di concertazione. Il mio emendamento introduce dei conflitti di interessi, come fa ad essere. Perché attenda, onorevole Villarosa, perché come puoi immaginare non sono dotato di cotanta scienza. Allora, perché onorevole La Rosa, l'emendamento Taranto che è stato approvato ha cambiato sostanzialmente il testo su cui incide l'emendamento, formalmente il testo su cui incidono i suoi due emendamenti, quindi fanno riferimento a un testo che non esiste più perché è cambiato. Prego, onorevole La Rosa. Mi hanno fregato, Presidente.